Fabrizio Esposito, una bellissima vittoria con il basket Caiazzo per la cestistica Ischia, una stagione dai due volti, un inizio positivo, poi un momento difficile, ma adesso avete inanellato una serie di vittorie importanti e a questo punto la squadra può pensare in grande. Sì, ciao, buonasera a tutti. Hai detto bene, siamo in striscia positiva e questa vittoria con Caiazzo ha un valore triplo, insomma, oltre a confermare questo momento positivo, abbiamo battuto una delle squadre più attrezzate per il passaggio di categoria e la cosa più importante, abbiamo messo nel nostro canestro due punti che ci portiamo nella seconda fase, quindi veramente una bella vittoria. A proposito di questa squadra, una squadra che nel corso del tempo avete costruito tassello dopo tassello, soprattutto tanti ragazzi che sono frutto del lavoro dei settori giovanili e poi una serie di innesti, l'ultimo d'Enrico, che mi sembra abbiano completato quello che mancava al roster. La lettura è esatta, molto chiaro che Enrico ci ha permesso di far lievitare, insomma, il potenziale di questa squadra e soprattutto i ragazzi isolani, i giovani che stanno trovando spazio, stanno dando un enorme contributo. Le ultime partite che abbiamo vinto, partite dure, sono state il risultato di un lavoro di squadra e le partite le hanno giocate e sono state determinanti. Ecco, la Serie C Silver è una categoria che per certi versi fa pensare un po' a quella che era la Serie D, dove la cestistica c'è sempre stata, però tu parlavi di squadre attrezzate, lì su nella zona alta della classifica ci sono tante squadre che invece hanno poco a che fare con questa categoria. Dove collochi invece la vostra squadra? Come dici tu, l'abbiamo visto anche Caiazzo, insomma, con Lee Johnson che ha fatto la differenza, un giocatore che ha giocato in NBA, che ha vinto l'anello, insomma, sono squadre che sono state pensate proprio per il salto di categoria. In principio noi volevamo piazzarci tra le prime sei, ci siamo riusciti benissimo, siamo quarti e secondo me la classifica è proprio da una fotografia chiara dei valori in campo. Sicuramente dopo le prime tre, insomma, senza peccare di presunzione, insomma, ci siamo a giusta ragione. Per chiudere un passaggio su questo momento difficile, il Covid, adesso la guerra, si ritorna in campo anche tutto il settore giovanile, è una cestistica che sta tentando di ricostruire, tra l'altro c'è stato un cambio generazionale anche a livello dirigenziale, il ricordo di Lello Pilato che è sempre stato il faro di questa società, è una cestistica che muove i passi verso nuovi orizzonti. Sì, diciamo che il movimento si sta rianimando. Abbiamo visto questo momento di pausa che hanno subito soprattutto i ragazzi più piccoli, ecco, parliamo per esempio dell'Under 14 che praticamente da due anni e mezzo non giocava, insomma, sta muovendo i primi passi e con buoni risultati, insomma, con soddisfazione. Quindi un movimento che cresce, dei ragazzi isolani che stanno cominciando, insomma, a vedere il campo con un occhio diverso e che fanno ben sperare per il futuro.